Signore sia lodato. Gloria al tuo nome santo, Signore Gesù. Signore, ti benediciamo. Glorifichiamo il tuo santo e benedetto nome, o Signore, perché è l'unico nome degno della nostra adorazione. È l'unico nome, o Signore, per il quale noi abbiamo ottenuto salvezza, il nome più prezioso. Ebbene, o Signore, stasera fa che questo nome, il tuo nome, sia sulle labbra di ognuno di noi. E fa, o Padre, che ti rendiamo un culto che sia un culto con il cuore, un culto nella guida dello Spirito Santo. Fa che questo servizio, Signore, sia un servizio di lode a Te, che sei meraviglioso, che sei l'unico e vero Dio. O Signore, prendi questa riunione nelle Tue mani, noi Ti preghiamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Il nostro principio è nel nome del Padre, del Figliuolo, dello Spirito Santo, un solo Dio che è benedetto in eterno. Amen. Cantico 3. Amen, accomodatevi. Gloria a Gesù. Leggiamo la parola del Signore. Seconda epistola di Paolo a Timoteo, leggiamo nel capitolo 2, dal versetto 8. Ricordati di Gesù Cristo, risorto d'in fra i morti, progenie di Davide, secondo il mio Vangelo, per il quale io soffro afflizione fino ad essere incatenato come un malfattore, ma la parola di Dio non è incatenata. Perciò io sopporto ogni cosa per amore degli eletti, affinché anch'essi conseguano la salvezza che è in Cristo Gesù con gloria eterna. Certa è questa parola, che se muoiamo con Lui anche vivremo. Se abbiamo costanza nella prova, con Lui altresì regneremo. Se lo rinnegheremo, anche Egli ci rinnegherà. Se siamo infedeli, Egli rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Ricorda loro queste cose, scongiurandoli nel cospetto di Dio, che non facciano dispute di parole, che a nulla giovano e sovvertono chi le ascolta. Studiati di presentare te stesso approvato dinanzi a Dio, operaio che non abbia ad essere confuso, che tagli rettamente la parola della verità.
Fin qui la lettura della parola del Signore. E mentre meditiamo la parola che abbiamo letto, cantiamo un altro cantico? Cantico 148. Leggiamo dunque la parola del Signore e leggiamo il Salmo 130. O Eterno, io grido a Te dai luoghi profondi. Signore, ascolta il mio grido. Siano le Tue orecchie attente alla voce delle mie supplicazioni. O Eterno, se Tu poni mente alle iniquità, Signore, chi potrà reggere? Ma presso Te vi è perdono affinché Tu sii temuto. Io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta, ed io spero nella Sua parola. L'anima mia anela al Signore. Più che le guardie non anelino al mattino, più che le guardie al mattino. O Israele, spera nell'Eterno, poiché presso l'Eterno è benignità e presso di Lui vi è abbondanza di redenzione, ed Egli redimerà Israele da tutte le sue iniquità. Gloria a Dio. Grazie. Durante il nostro pellegrinaggio terreno vi sono tappe che per buona parte noi scegliamo, nelle quali scopriamo quanto la vita ci riservi esperienze che pensavamo addirittura non esistessero. Quelle esperienze che il salmista in questo passo chiama i luoghi profondi. Noi della nostra città conosciamo, m'auguro, l'aspetto luminoso, l'aspetto bello,
e non conosciamo, mi auguro, i luoghi nei quali non si recano le persone oneste, quei posti nascosti che conoscono soltanto chi magari appartiene a un determinato giro, a un determinato ambiente. Ma quando il sole va via, quando la notte si inoltra, purtroppo accade che vi sono persone che si ritrovano in luoghi, in posti a noi sconosciuti, ma che esistono, che moralmente possiamo definire profondi. Alla luce del sole non li vediamo, non li conosciamo, ma ben esistono. Nella stessa misura, fratelli, nel nostro pellegrinaggio cristiano vi sono dei momenti, delle condizioni, delle situazioni che noi non immaginiamo neppure. E quando qualcuno ce le prospetta, noi come Pietro diciamo: io no, quello a me non accadrà mai, in quella condizione io non mi troverò mai, io non sarò mai debole, io non sarò mai scoraggiato, io non conoscerò mai l'abbattimento, io conoscerò i rivi dei pascoli del Signore, io conoscerò i prati verdeggianti, io conoscerò semmai la valle dell'ombra della morte, ma i luoghi profondi io no, mai. Sbagliamo di grosso, sbagliamo perché, fratelli, o per la nostra disattenzione o per il concorso divino, durante il pellegrinaggio terreno ci accade di ritrovarci in luoghi nei quali noi invochiamo il nome del Signore. Non sono lo sviamento, non è l'allontanamento dal Signore, ben inteso, non sto parlando di quello, non lo metto neppure in considerazione, ma sto parlando, visto che si parla di luoghi profondi, sto parlando, dicevo poco fa, dello scoraggiamento, della malattia, dell'estrema debolezza, di quei momenti nei quali noi stessi pensiamo di aver perso la comprensione, in qualche modo diciamo: ma così poco ho capito della grazia. Di quelle occasioni nelle quali siamo fisicamente, ma anche spiritualmente deboli. Insomma, quelle condizioni di estrema debolezza, ripeto, nelle quali noi prima avevamo detto: io mai, il Signore è con me, sono infrancibile, sono immarcescibile, sono tutto io. È vero che questi luoghi alle volte, dicevo, li andiamo a cercare noi stessi. Quando, mentre il Signore Gesù guida il gregge in una determinata direzione, un po' come delle pecore riottose, ribelli, distratte, ci soffermiamo presso quel ciuffo d'erba o vogliamo andare a guardare cosa c'è dietro quell'albero. E bastano pochi secondi, c'è sufficiente forse qualche giorno della nostra vita, ma alle volte molto meno, per perdere la comunione, per perdere il passo e ritrovarci soli. Ecco perché nel Salmo 23 il buon pastore ha il vincastro, il bastone lungo, perché deve andare a tirar fuori le pecore dai luoghi profondi. Capita che ruzzolano, capita che cadono, capita che in territorio scosceso, come può essere ad esempio quello palestinese, finiscono in qualche crepaccio. E allora, laddove il pastore non arriva, il suo bastone arriva nei luoghi profondi. Lì io no, Signore, mai. Io starò sempre con i fratelli, io non mancherò un culto, io ti servirò con tutta la mia vita, io annuncerò l'Evangelo, lì io no. Ma il nostro pellegrinaggio, ahimè, per concorso, per debolezza, per stoltizia, conosce anche queste tappe. Ebbene, il canto che abbiamo ascoltato, canto dei pellegrinaggi, è il canto di speranza e di liberazione completa del credente che grida al Signore dai luoghi profondi. Va verso Gerusalemme, voi ben conoscete la storia di questi salmi e non ve la ripeto, probabilmente va verso Gerusalemme, ma si è ritrovato nel luogo profondo e questo ha generato in lui una profonda, vera, genuina contrizione rispetto ai suoi peccati, che c'entrano i peccati con una situazione di debolezza e di difficoltà? C'entrano, e ve lo spiego, fratelli. Noi abbiamo la presunzione, alle volte, di essere quasi perfetti.
Noi pensiamo che dobbiamo chiedere perdono al Signore soltanto quando, in qualche modo, ci rendiamo conto dei nostri errori. Ma la Bibbia ci insegna che vi sono dei peccati che noi commettiamo, che ci sono occulti. E quando il cuore nostro è intenerito dalla prova, quando il cuore nostro è intenerito dalla debolezza, sia essa fisica, sia essa spirituale, noi assumiamo una sorta di sensibilità per la quale, direi soprattutto per la grazia di Dio, vediamo quello che in altri casi non vedremo. Quando siamo forti fisicamente, tanti particolari di noi stessi non li notiamo. Quando siamo deboli fisicamente, quando siamo costretti, assumiamo una sensibilità per la quale diciamo: Signore, quanto sono rozzo spiritualmente, quanto alle volte sono presuntuoso, quanto sono insensibile. Insomma, nei luoghi profondi, o Signore, io ti grido e ti dico: o Signore, non porre mente alle mie iniquità. Mentre, come, ritorno all'immagine di poco fa, come la pecora che è incastrata in mezzo ai rovi ed è lì sul dirupo, bela e si lamenta e si scopre sola, così, Signore, sul letto del dolore o nel mio momento di prova o nel momento di sbandamento io scopro che da solo, senza di te, non valgo nulla. Io vedo, Signore, tutta la mia superficialità, rivado indietro con la memoria, un po' come il figliuol prodigo, e penso alla mia superficialità, alle mie preghiere immancate. Penso, Signore, alla mia insensibilità nei confronti delle sorelle, dei fratelli, delle anime che periscono nel peccato. Ah, l'avessi capito prima! E invece no, mi devo trovare nel luogo profondo, mi devo trovare nel crepaccio, mi devo trovare dentro il pozzo come Geremia, mi devo trovare nel pesce come Giona, fate come volete, ma lì mi devo trovare, dove non riesco più a uscire da solo. E da solo sto qui, penso e dico: Signore, pensavo di me stesso, mi ero illuso di essere un buon cristiano e dimentico che un buon cristiano è tale soltanto quando vive sempre col suo meraviglioso Gesù. Amen. Dai luoghi profondi io grido, dai luoghi profondi gemo. Signore, ascolta il mio grido. Il mio stato è questo: si eleva a te la mia voce, siano le tue orecchie attente, ascolta la voce delle mie supplicazioni. Di grazia, come si può sentire la voce di uno che sta dentro un pesce sott'acqua? Verosimilmente Giona. Non, fisicamente non si sente. Come si fa a sentire la voce di Geremia che sta dentro una cisterna, in un posto nel quale, la prigione, per definizione le persone si lamentano e non si ascoltano? Come si fa a sentire la voce di un intero popolo che in Egitto si lamenta e si stralamenta per 400 anni di seguito? Come si fa? C'è l'abitudine, non li senti più che si lamentano, sono schiavi, si devono lamentare. Quello che noi pensiamo che Dio non ascolta, state pur certi che è chiaro dinanzi al Signore, è il gemito, è il lamento, e ciò a cui gli altri hanno fatto caso è l'abitudine. Per il Signore è sempre un'invocazione nuova, un'invocazione sincera. Sorella, fratello, ma stasera i tuoi piedi sono sulla roccia in alto o i tuoi piedi sono in un luogo profondo? La tua preghiera sale al Signore dal luogo della comunione o dal luogo dell'abbandono? In questo momento tu ed io siamo nel gregge di Cristo, i nostri occhi contemplano il buon pastore vivente e reale in mezzo a noi, noi stiamo cibando le nostre anime con il puro cibo di Dio, o siamo soli, solitari, e ancora diciamo: Signore, io non ti vedo e non ti sento più. Dai luoghi profondi, o Signore, io ti invoco, e qui, in questo luogo, in questa condizione, mentre il mio cuore si sensibilizza, mentre il mio cuore si scioglie, ti dico: Signore, sono stato un folle, sono stato un superficiale, sono stato un insensibile, ma tu non sei superficiale, tu non sei insensibile, ascolta la voce delle mie supplicazioni. Alleluia. Ebbene,
Serve a questo il luogo profondo, a generare la contrizione per quei peccati dei quali non ci rendiamo conto, a generare in noi la contrizione per quelle iniquità delle quali non siamo venuti a conoscenza o che forse consideriamo cosucce da nulla. Perché sia ben chiaro, fratelli, non apparteniamo al novero di quei credenti che arricciano il naso dinanzi alla parola peccato. Ma auguro che nessuno di noi appartiene al novero di chi dice io no. Dinanzi a Dio siamo tutti argilla. Dinanzi al Signore siamo tutti mancanti. Dinanzi al Signore nessuno è perfetto. Siamo peccatori, salvati per grazia. Questo servono i luoghi profondi. A questo la tappa alla quale il Signore ti ha portato. Sì, per questo stasera sei nella cisterna, per questo stasera sei sul precipizio incastrato e forse le spine ti fanno male. A questo serve la condizione che tu stai attraversando, affinché io, per questo sei stato ammalato, per questo sei stato fisicamente debole e hai detto Signore, non lo sapevo, ma quando sono debole fisicamente non gliela faccio neppure a pregare. Per questo, affinché tu ed io scopriamo chi siamo veramente e con tutto il cuore la nostra voce si elevi a Dio e continui a dire Signore, aiutami, ho bisogno di te. Ma il luogo profondo serve anche a fortificare le convinzioni di fede, certo a non generare la disperazione. E continua il salmista dicendo, nel testo viene ripetuta la parola, il verbo aspettare e sperare, ma di fatto si intercambiano l'uno con l'altro. Allora dice il salmista, io aspetto l'Eterno, l'anima mia l'aspetta, anche perché altro non posso fare. E l'anima del salmista in questo passo, almeno tre sono i suoi, fatemi usare questa espressione, movimenti dell'anima, non del corpo, dell'anima. Primo, aspetta l'Eterno. Secondo, spera nella parola. Terzo, anela all'Eterno. Primo, aspetta l'Eterno. Io aspetto l'Eterno, l'anima mia lo aspetta. Geremia aspettava liberazione, Giona aspettava liberazione, i tre ragazzi nella fornace dissero se Dio ci aiuta, amen, se no niente, e aspettavano liberazione. Israele in Egitto aspettava. Perché tu che sei stato lavato col sangue di Gesù stasera non aspetti la liberazione? Perché noi che abbiamo conosciuto Cristo, noi che siamo il Tempio dello Spirito Santo, spesso siamo senza speranza perché scrolliamo le spalle e diciamo no, il Signore non può. Perché? A maggior ragione, perché Cristo è morto ed è risorto, l'anima mia aspetta l'Eterno. L'anima mia aspetta il Signore. Ancora prima del mio corpo, l'anima mia lo vuole vedere. L'anima mia lo vuole sentire. E il profeta mandò dalla donna che aveva perduto il figliuolo, il suo servitore, corse Geazi e gli disse, donna che ti è successo? E lei di gran carriera disse, niente, sto bene, stai tranquillo, togliti di mezzo, devo andare dal profeta. E Geazi rimase lì, insomma, a guardarsela, ma come mi manda il profeta? Niente, non l'ha pensato proprio. Dritta, è andato dal profeta e quando è arrivato dal profeta gli ha detto perché mi ha dato il figlio se poi è morto. Noi non aspettiamo gli angeli di Dio, noi non aspettiamo i servitori di Dio che amiamo, l'anima mia aspetta il Signore. Oh Dio sia lodato per le sorelle e i fratelli che mi confortano, il Signore sia lodato per gli uomini e le donne che mi aiutano, ma innanzitutto l'anima mia aspetta Lui. L'anima mia aspetta l'Eterno. Verrà Gesù a rapire la Chiesa, siete d'accordo, vero? Non manderà gli angeli, verrà Gesù. E se Gesù verrà a rapire la Chiesa, state pur certi che Gesù viene ogni giorno ad incontrarci, perché Lui viene. L'anima mia aspetta l'Eterno. L'anima mia aspetta il mio Signore. No, non mi mandate servitori, non mi mandate uomini, non mi mandate aiuto. Stasera, sorelle e fratelli, noi vogliamo che la presenza di Dio riempia i nostri cuori. Stasera noi vogliamo che il Signore consoli l'anima nostra.
L'anima mia aspetta l'Eterno e l'anima mia spera nella parola del Signore. Spera nella parola. Io spero nella sua parola. È importante. Se noi aspettassimo soltanto il Signore, già è cosa di per sé importante, forse non avremmo in testa qualcosa di preciso. Ma la parola di Dio è piena di promesse. E io ne ho avuta una semplice frase, una piccola frase, ma ce l'ho avuta, è preziosa. La tengo nel mio cuore come un favo di miele, al quale attingo grande energia, sono nel luogo profondo, non ho cibo, sento le predicazioni ma come se non sentissi, apro la Bibbia e come se non capissi, mi trovo in questa condizione, ma il Signore ha messo nel mio cuore la sua parola. C'è un piccolo favo al quale attingo, sono poche parole ma io spero nella sua parola, Dio non mi può ingannare, il Signore è fedele. Alleluia, il Signore è fedele, vero? Il Signore non mi può ingannare. Matteo 28, 19, io sarò con voi infine alla fine dell'età presente, andate e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. È un favo, è una forza che nessuno ci può togliere dentro. Nei luoghi profondi io spero nella sua parola. Nei luoghi profondi io anelo, l'anima mia anela al Signore. Ora vedete, nel testo anelare non esiste. Letteralmente nel testo è l'anima mia verso il Signore. L'anima mia verso Dio. E poi spiega, più che le guardie non anelino al mattino. Le guardie che stavano sulle mura della città, le guardie che giravano nei vicoli della città al buio. E beh, la prima vigilia, la seconda, era freddo, erano stanchi, il sonno veniva, le palpebre si abbassavano e come tutti i lavoratori che lavorano di notte, non vedevano l'ora di veder arrivare l'alba, finalmente la luce, il cambio, le porte della città si aprono e andare a riposare. Ci sono momenti nella nostra vita nei quali siamo stanchi e vorremmo tanto che tutto finisse. È vero? Momenti nei quali noi guardiamo al Signore, aneliamo a Dio, come le guardie aspettano l'alba. Noi guardiamo al nostro Signore come la luce che illumina il nostro cuore. Il momento nel quale il Signore verrà, la parola si adempirà. Le porte si apriranno, non dobbiamo temere né i nemici notturni né la saetta che si aggira di notte, ma finalmente trovare riposo fra le braccia di Gesù, poiché la fatica finirà, è vero sorelle e fratelli? Ma l'anima mia desidera il Signore, l'anima mia anela l'Eterno più che le guardie, però l'anima mia anela il Signore. Troppe volte siamo laici, e quando finisce... E quando andiamo avanti, dove? Che vuol dire andare avanti? Andiamo avanti, ma dove? Andiamo avanti con chi? L'anima mia non aspetta semplicemente il giorno, l'anima mia aspetta il Signore. Egli è il sole della giustizia, Egli è la luce del mondo. Io lo so, il Signore verrà, mi aiuterà, non mi può ingannare. Egli è fedele. E nell'ora più buia, anche quando il cuore in qualche modo trema e dice ancora tanto tempo deve passare, ancora tante ore, io so che quelle ore voleranno, perché come è certo che il sole si leva, così è certo che il Signore sorgerà. Il Signore è fedele, è vero? Ecco perché alle volte siamo nei luoghi profondi, per questo motivo. E in questi luoghi profondi, ma questo non ve lo posso dire, in questi luoghi profondi, sorelle e fratelli, viene esaltata la comunione col nostro Signore. Conclude il Salmo dicendo, o Israele, spera nell'Eterno, presso di Lui c'è abbondanza di redenzione. Perché vedete, cari, quando il Signore nella notte ci parla, quando nei luoghi profondi noi siamo entusiasmati dalla grazia, la nostra bocca s'apre. Sila e Paolo cantano nei luoghi profondi. Giona innalza il cantico. Daniele, non ti preoccupare, o re, stai tranquillo, sono tutti calmi i leoni, li ho addomesticati. E i giovani lodano il Signore. E Israele esce e Miriam canta.
o Israele, o popolo di Dio, spera nell'Eterno. Sì, spera nell'Eterno. Probabilmente qualcuno fra noi in modo particolare vive in un luogo profondo, spiritualmente parlando. Ebbene, non ripeto quello che ho detto, ma stasera guardiamo tutti al Signore. Egli verrà, Egli ci libererà. Ma che dico? Egli è già fra noi, già ci libera, già ci consola. Siamo nei luoghi profondi? Ah, cari, ricordiamoci di quante persone non conoscono la grazia e veramente sono in luoghi profondi. Quanti nelle tenebre dicono: chi farà sorgere il sole su noi? Ebbene, guardando a loro possiamo dire: il Signore è fedele, Egli ci aiuterà. Amen. Dunque, andando ai piedi del Signore, ringraziamolo. Ma andando ai piedi del Signore, invochiamo il Signore. E non andiamo a casa se non abbiamo avvertito la presenza del nostro Dio. Ginocchiamoci e ringraziamo il Signore.
Gloria al Signore. La grazia del Signor Gesù, l'amore del Padre, la comunione e le benedizioni dello Spirito Santo siano con tutti noi, da ora in eterno.